Cari amici, come promesso, oggi in questo video voglio descrivere per voi alcuni rimedi naturali per l'ansia. Anche se l'ansia non è riconosciuta come malattia da parte della medicina, non significa che non sia un disagio e chi ne soffre lo sa bene. La parola ansia deriva dal latino ango, che significa stringere, soffocare, e infatti l'ansia è come uno stato di soffocamento della mente e delle emozioni. L'ansia si distingue dalla paura di cui ho parlato in questo video, perché l'ansia può presentarsi anche senza motivo. Tecnicamente, i sintomi che chiamiamo ansia sono una risposta del sistema nervoso, sono un meccanismo vitale di difesa che ci aiuta a prendere coscienza che qualcosa ci turba e prepara il corpo a reagire in fretta e scegliere se affrontare o evitare la situazione percepita come pericolo. Beh, questo è un noto meccanismo ancestrale, ma oggi non ci sono più bestie feroci. Tu dici? In realtà la nostra società ci espone continuamente a situazioni di pericolo. Non sono più gli animali feroci, ma ci sono tanti pericoli diffusi che attivano spesso nella nostra vita questo meccanismo di reazione. Come ci sentiamo nel ricevere in una raccomandata in una busta verde? O quando guardiamo il telegiornale? Il meccanismo dell'ansia si attiva spontaneamente e il fatto è che poi noi non siamo in grado di disattivarlo coscientemente. E così molte volte i sintomi che chiamiamo ansia sono in realtà una risposta di tipo fisico. Non sto parlando dell'ansia legata alla depressione o di gravi situazioni che devono essere gestite in un altro modo, ma delle situazioni comuni che attivano il meccanismo fisicamente e poi ci fanno credere di avere un problema mentale. E se l'ansia fosse il campanello di allarme del corpo, continuamente sotto pressione, che ci dice di avere consumato le sostanze specifiche che usa per mantenere il sistema nervoso in equilibrio? Beh, è una lettura plausibile, questa mi convince, ma quindi cosa fare? In questo video parlerò dell'ansia con un taglio particolare, quello della naturopatia. Dovete sapere che come naturopata per oltre 20 anni ho aiutato centinaia di persone a uscire dall'ansia in modo naturale, con un approccio diverso dal solito e sempre personalizzato. All'inizio il mio metodo di affrontare i sintomi dell'ansia sembrava un po' troppo non convenzionale. Ricordo una signora che era venuta da me anni fa perché soffriva di ansia da tanto tempo. Quando le ho chiesto di dirmi qualcosa su di sé, ha iniziato a raccontarmi tutte le sue dinamiche psicologiche con i genitori da bambina, da adulta, con il partner, i colleghi. Addirittura mi ha parlato della sua migliore amica delle elementari e di una collega di studi all'università, di cosa tutti le avevano fatto e di quanta ansia tutto questo le avesse generato. Poverina, come la capisco, anch'io a volte sto male dentro perché pensa che quando ero bambina la mia migliore... Alt, volete sapere cosa le ho risposto? Signora, ma se ha già tutto così chiaro, perché soffre ancora di ansia? Già, perché? E poi le ho detto, se vuole risolvere definitivamente il suo problema di ansia, dobbiamo provare a cambiare approccio. Basta pensare alle cause dell'ansia, pensiamo ai suoi effetti. Che ne dice di gestire l'ansia come fosse un disturbo del corpo e non della mente? Ah, questa è una delle tue trovate spiazzanti, ma mi sembra molto interessante. In realtà lì per lì stava per andarsene perché pensava che non avessi preso sul serio i suoi fattori esistenziali. Poi mi ha dato l'opportunità non solo di chiarire, ma anche di farle provare il mio nuovo approccio. Dai, e com'è andata?
Ha funzionato e anche in fretta. Oggi questa signora è una mia cara amica. Ha sempre un ottimo umore, non soffre mai di ansia e anzi, se ho bisogno di qualcosa, sono io che chiamo lei, perché è molto positiva e ha sempre il controllo della situazione. Negli ultimi anni il mio approccio è stato convalidato anche da diversi studi scientifici che hanno dimostrato questo. Quando si soffre di ansia, si consumano o si sono consumate certe sostanze. E allora è opportuno fare quattro cose. 1. Ovviamente mangiare in modo corretto e bilanciato. 2. Integrare, perché le carenze a loro volta generano quei sintomi che assimiliamo all'ansia. 3. Assumere rimedi naturali appropriati. 4. Seguire alcuni accorgimenti nello stile di vita. Beh, adesso vogliamo sapere tutto. Certo, oggi sono qui per questo. Ognuno di noi è diverso, ma in generale ecco come seguire queste quattro strategie. 1. Per mangiare sano, guardate i miei video, ce ne sono tantissimi. Sì, in effetti sono davvero molti. 2. Le sostanze principali che possono essere carenti sono il magnesio, lo zinco, il ferro, la vitamina D, la vitamina B6, gli omega 3. Sono tutte sostanze coinvolte nel corretto funzionamento del sistema neurovegetativo. E dove troviamo queste sostanze? Si trovano nel cibo sano e integrale, oppure, per avere una maggiore concentrazione, negli integratori, ma di origine naturale, mi raccomando. 3. I rimedi naturali utili in caso di ansia sono la serotonina da prendere al mattino e la melatonina da prendere alla sera, anche in forma omeopatica. Per le dosi di tutti questi integratori non chiedete a me, li trovate sulla confezione dei vostri prodotti. È il quarto punto per le abitudini di cui parlavi? In arrivo! Ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, con un click è facile, e attivate le notifiche. E vivere con l'ansia non è bello per nessuno, quindi condividete questo video sui vostri social. Può essere un valido aiuto per i vostri amici e conoscenti ansiosi. Ed ora ecco tre buone abitudini per combattere l'ansia ogni giorno. 1. Esporsi alla luce del sole e camminare all'aria aperta per almeno 30 minuti al giorno. 2. Tenere un diario della gratitudine è un potente rimedio anti-ansia, come spiego in questo mio video. 3. Meditare, come spiego nei miei corsi e videocorsi di meditazione. Bene! Provate questi passaggi tutti insieme: alimentazione, integrazione, rimedi naturali e stile di vita. E poi descrivetemi qui sotto la vostra vittoria sull'ansia. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Sto parlando di ansia.